Professoressa della Corte, la Conferenza Internazionale del Turismo è nella provincia di Napoli, l'importanza dello sviluppo del turismo, tanto se ne parla, che cosa si può fare ancora di più per incentivare l'arrivo dei turisti in Campania e fidelizzarli soprattutto? Allora, dobbiamo dire che sicuramente c'è un incremento del turismo nell'ambito delle nostre zone per una serie di motivi dal punto di vista congressuale c'è un'esplosione nella nostra città. Ci stiamo tutti attivando, le istituzioni, aziende, per far sì che Napoli divenga, l'intero golfo di Napoli divenga un pochino la sede di grandi eventi, di convention, di conferenze importanti. In questa occasione sono venuti qui gli studiosi, esperti di turismo da tutto il mondo, i quali hanno un'immagine del nostro territorio meraviglioso. Io penso che questa sia la vera partita da giocare, perché queste persone che sono rimaste veramente estasiate dalla loro esperienza nelle nostre aree, adesso attiveranno tutto un circuito di passaparola, comunque scrivono su riviste, giornali importanti a livello internazionale, che daranno grande risalto alla nostra area. Formare ragazzi, nell'ambito universitario, formare i ragazzi per far crescere il turismo anche dal punto di vista culturale, della cultura in sé proprio. Devo dire che in Federico II siamo veramente innovativi. Per esempio, nell'ambito di questo convegno che ha avuto si è sviluppato su tre giornate intense di lavoro, hanno partecipato alcuni studenti nostri selezionati facendo una prima delle giornate specifiche sull'event management con esperti di settore e poi con l'esperienza pratica nell'ambito di questo evento, che in concomitanza con un evento che era proprio quello dei professional meeting and professional organizers. Quindi per i ragazzi è stata un'esperienza incredibile, perché noi crediamo molto nel binomio università, imprese, istituzioni e lavoriamo sempre in questa direzione. I think the most important thing is to understand that we're developing some new ideas in indigenous or local food, highlighting the local food as part of the brand and the new identity of tourism. And this is an international project, but it comes from the ground up. So we're starting with local projects here in beautiful Campania, and we're working collaboratively across national parks across the world. Professore Ruisi, la Conferenza Internazionale del Turismo, 40 paesi partecipano e qui in Campania soprattutto, che viene vista comunque un luogo di nicchia come per il turismo, invece perché questa scelta? Questa conferenza si svolge ormai da alcune edizioni in giro per il mondo. E abbiamo avuto l'opportunità di portarla in Italia proprio a rappresentare il fatto che da parte di alcune sedi universitarie italiane, tra cui l'Università Federico II di Napoli, l'Università di Palermo che rappresento, vi è uno sforzo a livello nazionale ma anche a livello internazionale di raccontare i nostri studi sul turismo, di rendere in qualche modo partecipi la comunità nazionale degli sforzi che stiamo facendo a livello di accademia per focalizzare la nostra attenzione su alcuni ambiti specifici che riguardano il turismo, sicuramente quello del destination management, quindi della gestione delle destinazioni. Abbiamo in Italia un patrimonio per varie ragioni, sotto vari ambiti, quello culturale, quello del turismo, delle vacanze, del sole, del mare, che deve essere riconcettualizzato, deve essere riimmaginato in una logica anche reticolare tra varie destinazioni del nostro stivale, della nostra Italia. Ecco perché una rete che già esiste di relazioni tra diverse sedi universitarie e studiosi del turismo hanno adesso la possibilità di raccontare a livello internazionale i nostri sforzi di ricerca, i nostri sforzi di rilancio del territorio italiano. E dall'altra parte abbiamo avuto anche l'opportunità di verificare come altrove stanno organizzando università e governi locali la promozione dei loro territori, quindi in una logica anche di confronto, in una logica anche di benchmark, per verificare quali sono anche in giro per il mondo quelle destinazioni che magari con un patrimonio ridotto rispetto alla bella Italia riescono a valorizzare. Ecco, quindi a volte sono
non è tanto un problema di risorse, è un problema di competenze, di networking, di valorizzazione che fa la differenza. Quindi confrontarci con altri paesi, con altre destinazioni turistiche in giro per il mondo ci consente di prendere la misura di quello che attualmente è stato fatto, di quali ancora gap dobbiamo colmare e soprattutto ci consente di metterci in relazione con altre destinazioni a livello internazionale. Proprio ribadisco nella logica che il turismo oggi si fa se si è in rete, se riusciamo a interconnettere le destinazioni all'interno del nostro territorio ma anche quelle del nostro territorio con l'estero. Questo consente di rafforzare quei legami di interscambio, di incoming e di outcoming che sono fondamentali, outgoing che sono fondamentali per lo sviluppo del turismo in Italia. Actually, this year conference was the sixth one that we organized up to now. We had the highest participation. We had nearly 180 participants from 40 countries. I think that it was a really good, successful one if we consider the comments that we've already received from all the delegates. And it could not be otherwise because of the destination. Naples is a wonderful city. We had a really good time. We organized a gala dinner. We're going to have a day trip tomorrow to Pompeii and Vesuvius. So with such a wonderful city, you cannot do otherwise other than to love it and visit it again and again and again. Thank you very much. Everything was excellent. Everything exceeded our expectations. The conference venue was amazing, opposite the castle, and the city was fantastic. Food was great, Italian food. So we pretty much enjoyed all the whole experience, and we'd like to thank Professor Valentina Della Corte and her team for co-organizing this great conference. So this from our side in terms of organizing this conference. Okay, thank you.